Buonasera e benvenuti alle notizie del territorio. Oggi parleremo dell'aggiornamento sul contagio, dei 60 anni di ordinazione di Suor Gaetana da 21 anni con i bambini di Fornovo, del restauro della chiesa di Rubiano, del trekking urbano a Fornovo. Parleremo della gente di casa nostra con le figure di Don Taddè e Adele Previdi di Vizzola di Fornovo, della festa al lago di Varsi, di Bardi con la compagnia teatrale Quelli di Noveglia e di un approfondimento del Valceno Arte. Prima dei servizi, le notizie flash. Varano Melegari. L'azienda Bercella è nello spazio, a bordo della missione Vega VV16 con la struttura del dispenser con il lancio dell'innovativo Small Spacecraft Mission Service dell'Agenzia Spaziale Europea. Il 3 settembre scorso è stata una nottata col fiato sospeso a Varano de Melegari. Il team della Bercella si è sintonizzato alle ore 3:51 di mercoledì con la base spaziale francese di Kourou nella Guyana francese per seguire il 16° volo del lanciatore leggero Vega nella missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Vega ha lanciato oltre 50 microsatelliti per la prima volta in contemporanea grazie all'innovativo sistema di trasporto multiplo Small Spacecraft Mission Service, cui Bercella ha contribuito realizzando le parti strutturali in materiale composito sulla base di un progetto Saab Aerospace e alcune parti strutturali dei microsatelliti a bordo. Gruppo Alpini Ricò. A giorni riaprirà la baita degli alpini di Via Magnana a Ricò di Fornovo. Durante la forzata sosta, il gruppo, insieme agli amici di Varsi e Bardi, sono andati a visitare i luoghi dove il corpo degli alpini ha combattuto con valore durante la Prima Guerra Mondiale, la battaglia sul Monte Ortigara. Partiamo con l'aggiornamento contagio da Covid-19. Nella giornata di ieri in Italia si sono registrati 1.297 nuovi casi di positività, in ribasso rispetto ai 1.695 del giorno precedente, ma con un peggioramento nel rapporto con i tamponi effettuati. Siamo passati da un positivo ogni 64 tamponi a un positivo ogni 59 tamponi di ieri. In Emilia-Romagna sono 124 i casi di positività, con un'età media in rialzo, 41 anni. Un positivo ogni 83 tamponi. A Parma 14 casi, di cui 3 rientri dall'Albania e 1 dall'Ucraina, e 4 provenienti da altre regioni, Calabria, Sardegna e Toscana. Fornovo. Con gioia, ieri la parrocchia Santa Maria Assunta ha fatto festa per i 60 anni di devozione al Signore di Suor Gaetana. Un traguardo e un momento emozionante per il prezioso servizio che sta dando insieme a Suor Luisa alle famiglie e a tutta la comunità, seguendo con amore soprattutto i bambini della scuola materna Don Tarasconi. Siamo qui con Suor Gaetana per ricordare i 60 anni della sua ordinazione. Penso che sia un traguardo molto importante. Ci vuole raccontare la sua esperienza in poche parole, da quando sei mai arrivata a Fornovo? Cos'è? Sono arrivata a Fornovo 21 anni fa e sono ancora qui, ringraziando il Signore che è andato tutto bene. Ed è bello essere qui con voi, sono molto contenta. Marta. E con il Fornovo lei ha seguito sempre i bambini? Sì, sì, sempre, sempre. Seguito i bambini, li portavo a dormire, ed era una cosa bellissima, vedere questi bambini a dormire. I bambini sono proprio come angeli, come sono. Veramente, guarda. Li ho goduto tanto questi anni e assieme ai bambini. Noi la ringraziamo molto per tutte le attività che ha promosso, insomma la sua pazienza e la sua gentilezza. È sempre una figura importante e bella, proprio bella da vedere quando cammina per Fornovo. L'ultima domanda che le faccio è questa: l'esperienza secondo lei del lockdown, del coronavirus, ha cambiato qualcosa nella religione o non so, nel rapporto? Non ha cambiato niente,
perché siamo quelli che eravamo prima. C'è solo la mascherina che ci dà noia. Siamo qui con Stefania, una fedele della parrocchia di Fornovo che è anche molto attiva nelle attività e conosce Suor Gaetana da tanto tempo. E ci vuole raccontare qualcosa? Sì, è una gioia, più che suora anche come amica. È una gioia averla qua a Fornovo e anche da parte mia quando vado la scuola materna in casa, così mi sembra di essere a casa mia. È come una mia sorella, una mia parente, è tutto, come la è per me anche per tutta la comunità che sarà festeggiata. Io mi trovo molto bene con loro, anche con Suor Luisa, perché sono proprio brave. Un'emozione è festeggiarla e vorrei che ci fossero tanti, come ci saranno, tanti cittadini di Fornovo e chi non potrà partecipare per vari motivi, però mi hanno detto in tanti che la tengono sempre nel cuore perché è una persona speciale per Fornovo, per la parrocchia, per la scuola materna e per tutta la comunità. Rubiano. È stata riportata al suo splendore la chiesa Santi Antonino e Fermo Martiri, grazie al restauro eseguito con il contributo della comunità e di aziende locali. I lavori sono stati eseguiti con l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza. Servizio di Morena Canali. Ci troviamo oggi davanti alla bellissima chiesa di stile neoclassico di Rubiano di Solignano, una chiesa dedicata a San Fermo e come possiamo ben notare è una chiesa che attualmente è stata tutta ristrutturata grazie all'intervento di alcune aziende locali, direi la Barilla, la Terlita e Turbo Coating e anche la sovvenzione di qualche cittadino locale. Ora abbiamo l'onore di intervistare una persona di Rubiano che veramente dedica tantissimo tempo anche al volontariato e chiediamo a lei il perché di questa. Il servizio completo andrà in onda nel TG di mercoledì. Fornovo. Organizzato dall'ufficio turistico sabato scorso l'iniziativa Trekking Urbano è andata alla scoperta degli angoli insoliti del paese ma ricchi di storia. Oggi in questo pomeriggio di sole settembrino lo yacht di Fornovo propone una camminata nel cuore del paese, nel centro storico, per riscoprire gli angoli di Fornovo. Fornovo non è solo la grande storia, dalla sacca alla battaglia alla via Francigena, ma è molto di più, è la microstoria, la storia del quotidiano, la memoria del quotidiano. Il servizio completo andrà in onda mercoledì prossimo. Varsi. In una festa di fine estate, attorno all'incantevole lago del paese, abbiamo incontrato il sindaco Angelo Peracchi, il parroco Don Antonino e gli organizzatori. Periodo del lockdown, veramente aria fresca, sole, settembrino, una meravigliosa giornata, una meravigliosa pizzata in compagnia. Siamo qui con il protagonista della giornata, il nostro pizzaiolo Antonio, è un lavoro, un hobby. In questa bellissima giornata, nonostante il vento comunque calda, alla presenza del sindaco di Varsi. Buongiorno sindaco. Buongiorno e grazie per essere ancora sempre qua presenti. Oggi è la seconda, diciamo, iniziativa che viene fatta a Varsi. Il parroco di Varsi, Don Antonino, e volevo chiederle com'è stata oggi la giornata qua, intorno al lago, cosa ne pensa di questa? È bello questo ritrovarsi, sì, così insieme, e a usufruire anche di un lago che pur zona privata è però messo a disposizione della comunità con un bel servizio che gli è stato fatto, quindi. Il
come mai sei venuta e cosa ne pensi di questa giornata? Sì, ho visto la pubblicità girando su Facebook, come si fa di solito, e ho detto perché no, approfittiamo di questa domenica con un tempo fantastico e dico che abbiamo fatto proprio bene a scegliere questa domenica e venire qua. Il nostro Cesare Brandolini, cosa ci fai tu qua? Ma innanzitutto buon pomeriggio, sono venuto qui al Lago di Varsi per condividere questo pomeriggio, tra l'altro c'è anche un bel sole, è una bella giornata, sono anche di riposo da Milano e sono venuto qui per condividere momenti di totale relax con i miei amici qua di Varsi. Ci troviamo con la compagna di Giuseppe Cenni. È partita l'idea di fare una festa al lago proprio un po' come inaugurazione del lago dopo l'acquisto di Giuseppe. Le singole interviste andranno in onda nei prossimi TG. Bardi. Per la compagnia teatrale Quelli di Noveglia sono sospese le rappresentazioni, ma la solidarietà verso la Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia continua. Nei giorni scorsi i rappresentanti della compagnia teatrale hanno incontrato quelli dell'Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia per consegnare un'importante donazione. Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia. Bardi, la compagnia teatrale Quelli di Noveglia, solidale con la Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia. Causa dell'emergenza Covid-19 sono sospesi gli spettacoli della compagnia teatrale di Bardi, ma questo non ferma la solidarietà che contraddistingue il gruppo teatrale amatoriale Quelli di Noveglia. La compagnia teatrale, infatti, nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti dell'Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia per consegnare un'importante donazione. Gianluca Nevicati, responsabile regista della compagnia, ha deciso di sostenere questa associazione una volta venuta a conoscenza tramite Jessica e Cristina, associate LIFC, della situazione che in questo momento di emergenza sanitaria i malati di fibrosi cistica stanno vivendo, essendo soggetti sensibili, a rischio per la loro patologia pregressa. Nata nel 2000, la compagnia teatrale porta in scena spettacoli finalizzati a far sorridere il pubblico, ma anche a promuovere solidarietà. Infatti gli utili degli spettacoli sono sempre destinati a progetti di beneficenza. Quest'anno non è stato possibile mettere in scena spettacoli, ma il gruppo di artisti di Bardi ha voluto mantenere l'impegno con la solidarietà, sostenendo la Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, con la promessa che appena possibile si tornerà alla consueta modalità e verrà messa in scena un'opera dedicata proprio a questa associazione. Oggi la compagnia conta 40 elementi tra attori e tecnici, con età dagli 8 fino agli oltre 60 anni. La forza del gruppo è l'energia che trasmettono sul palcoscenico e nelle opere che propongono. Tutto viene ideato e creato dalla compagnia, incluse scenografie, sceneggiatura, costumi, coreografie ed oggetti di scena. Antonella Tegoni, vicepresidente dell'associazione LFC Emilia, nel ricevere l'assegno ha sottolineato come le famiglie e i pazienti di fibrosi cistica stiano vivendo una doppia emergenza: proteggersi dal Covid-19 e continuare a promuovere la ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa che blocca i polmoni e toglie il respiro. Mai come oggi si fa urgente sostenere la lotta alla fibrosi cistica. Da qui l'invito a contribuire anche per questa insolita edizione. Tutti i riferimenti sul sito www.fibrosicisticaemilia.it. La fibrosi cistica è una grave patologia cronica, la più diffusa tra quelle di origine genetica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia i portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè una persona ogni 25. L'Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica al fine di raggiungere ogni persona malata e garantire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita. La Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia da oltre 30 anni opera a fianco dei pazienti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie, in stretta collaborazione con il Centro di Cura Regionale Fibrosi Cistica, che ha sede presso il Maggiore di Parma. Daniela Bassi, TG Parmense. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13.
oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale, progettazione, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati, in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Valfer, Alemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Moro Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini scavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Ma sì, avete letto bene. Vi portiamo in Sicilia dal 22 al 29 settembre 2020 all'eccezionale prezzo di 780 euro. La quota comprende trasferimenti da e per l'aeroporto in Pullman Gran Turismo, voli di linea e 7 notti al Conte di Cabrera 4 Stelle, Modica, Ragusa. Pensione completa con bevande e pasti e servizio spiaggia, assicurazione sanitaria compresa. Per firmare il vostro posto sarà sufficiente un acconto di 200 euro per persona. Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgetevi all'agenzia Viaggi Portofranco, via Roma 19, Sant'Ilario Denza, ai numeri che vedete in sovraimpressione. Allora, partiamo insieme? Avvisi. Piante rare e spontanee per i nostri giardini. Sabato 12 settembre, riserva naturale Ghirardi di Borgotaro. Stanchi delle solite piante da giardino? La natura può darci una mano. Con Enrico Bocchi, vivaista, e Nadia Piscina, dottore forestale, un'uscita per conoscere le specie spontanee e rare adatte alla realizzazione di un giardino naturale. Troverete bellissime specie autoctone capaci anche di provvedere cibo e riparo agli animali selvatici. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni visitare il sito di Parchi del Ducato. Varano de Melegari, Dall'Ara Automobili, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre 2020, corso di guida sportiva Dall'Ara Stradale Esperienza. Si tratta di due giornate alla guida dell'aerocar Dall'Ara Stradale in pista a Varano e del simulatore professionale di guida. Un'esperienza unica all'insegna della passione sportiva, affiancati da professionisti di altissimo livello. Per l'occasione una presenza d'eccezione, Mickey Biosion, campione iridato di rally, e la leggenda italiana del motorsport internazionale che accompagnerà i partecipanti del corso alla scoperta delle performance della Dall'Ara Stradale in tutte le sue configurazioni. Tutte le attività del corso sono supportate dalla straordinaria presenza e partecipazione dell'ingegner Giampaolo Dall'Ara, con cui ci si potrà confrontare ed ascoltare i suoi racconti sulla genesi del progetto Sogno Dall'Ara Stradale. Per informazioni, dallarastradale@dallara.it. Daniela Bassi, TG Parmense. Collecchio, Sagra della Croce 2020. Oltre agli appuntamenti musicali del settembre collecchiese, la tradizionale Sagra della Croce conferma il concerto del complesso musicale Città di Collecchio per venerdì 18 settembre, mentre rinuncia al Luna Park, in attesa che i tempi consentano il pieno recupero della vita quotidiana per le ragioni che ha voluto chiarire la sindaca Maristella Galli. La Sagra della Croce rappresenta il cuore della tradizione collecchiese, che proprio per questa ragione non può tradire il suo presupposto principale, cioè quello di una vera festa da condividere con amici e familiari in un clima di allegria. In questo senso, conoscendo il legame profondo che unisce la comunità collecchiese alla sua sagra, abbiamo profuso il massimo impegno per organizzare un'edizione 2020 che restituisse, almeno in parte, l'entusiasmo messo a dura prova dalla pandemia in corso.
Purtroppo l'andamento epidemiologico di questi ultimi giorni vede riprendere progressivamente la diffusione del virus, dati ai quali non possiamo che prestare la massima attenzione, così come ci richiede il nostro ruolo di responsabilità verso la salute pubblica. Pur consapevoli dell'instabilità del quadro sanitario generale, abbiamo scelto durante l'estate di procedere con il Luna Park, abbandonando fin da subito l'idea del mercato tradizionale che non poteva garantire l'applicazione della normativa anti-Covid, con l'intento di riorganizzare le giostre secondo modalità rispettose della sicurezza, sempre sperando in un andamento calante dei contagi. Come già anticipato, l'andamento del contagio sarebbe stato un fattore determinante per l'eventuale sospensione delle attività delle giostre e la situazione sanitaria che stiamo attraversando in questi primi giorni di settembre rende nei fatti inopportuno anche il Luna Park, un appuntamento cui rinunciamo a malincuore a fronte di tante altre attività collettive indispensabili ed impossibili da sospendere. Daniela Bassi, TG Parmense. Vianino. Nella prima giornata del Festival Valceno Arte proponiamo l'intervista a Manuel Romei del gruppo Ottoni Percussioni e Cori durante l'esibizione Echi Sonori di qua e di là dalla valle. Siamo qui con il musicista Manuel Romei. E tu suoni? Il trombone. Il trombone. E questa serata è la serata inaugurale. Esatto. Echi Sonori al di là e al di qua della valle. Esatto. E, com'è questa esperienza? È la prima volta che sei qui a Vianino all'Anfiteatro? Suoni già per gli Amadei da diverso tempo. E membro fondatore di Eleton Ensemble. E diciamo che questa è la prima esperienza che facciamo a Valceno Arte con il Trio Amadei, però abbiamo già collaborato in passato ed è sempre una bella esperienza perché loro sono meravigliosi e poi la location è fantastica. Suonare con il vento è un problema o è un valore aggiunto? Diciamo che ti immergi più nella natura, senza dubbio, però per noi è più, insomma, più complicato, è più rischioso, però è da fare, insomma, è una bella esperienza, vediamo. E l'ultima domanda, se hai partecipato alla maratona musicale durante il lockdown e se sì, che cosa hai suonato e per te cosa ha rappresentato la musica in questo periodo così difficile? Allora, io ho partecipato privatamente con i miei amici, abbiamo suonato un pezzo di Gabrieli ed è stato insomma, è stato un modo per tenerci, insomma, in contatto e comunque suonare. La musica, insomma, dà un sostegno in questo verso e quindi è stato molto bello, ecco. Meno male che c'è la musica. L'ultimo servizio di oggi riguarda l'incontro avvenuto il 27 agosto sul sagrato della chiesa di Vizzola di Ricò a Fornovo per ricordare due figure del paese. Sono intervenuti il parroco di Fornovo, Don Mario Mazza, che ha ricostruito la storica figura di prete e artista di Don Taddè, e Mauro Davoli, anche vice sindaco di Fornovo, per ricordare la figura di Adele Previdi, una maestra del luogo che ha dedicato la sua vita a crescere i vitellini della sua stalla. Letture di Pier Giorgio Gallicani ed un video di Anna Kauber hanno dato il giusto risalto alla contadina di Vizzola. Ecco, sono stato incaricato di iniziare con i primi saluti per questa serata che fino a non molto tempo fa non era prevista, non così. Se non che l'appuntamento precedente in luglio con il coro in questo contesto era talmente piaciuto che alla prima occasione che si è presentata si è di nuovo organizzato una serata per questa estate, dove ancora purtroppo la pandemia ci preoccupa e le prospettive per la ripresa dell'anno nella scuola eccetera non sono delle migliori, ma noi continuiamo a cercare questi momenti per ritrovarci. Bene, questo ambiente che è, come vedete, molto suggestivo già di suo, con la chiesa e la canonica di Vizzola e una costruzione che doveva essere un antico ostello sulla via dei pellegrini che camminava sulla collina, non nel fondovalle, diventa questa sera l'occasione della memoria di alcune persone che questo luogo hanno vissuto. Sono felice di essere io a farlo, anche se qui è presente il sindaco ed alcuni consiglieri,
perché forse ho un po' un diritto di cittadinanza, perché abito qui a Vizzola da 34 anni. Sono più gli anni che ho vissuto qui di quelli che ho vissuto nel capoluogo dove sono nato oramai, e mi sento un vizzolese d'adozione. Sono oltremodo felice di essere qui in questa situazione a ricordare poi la figura di Adele Previdi, perché un vizzolese d'adozione aveva dei punti di riferimento qui che stanno piano piano scomparendo. Era una figura a cui noi tutti avevamo molta affezione, la sua figura e la sua famiglia, per cui sono estremamente felice qui di essere qui a ricordarla in questo momento. Sono da parte dell'amministrazione. Adele ha 74 anni e una piccola stalla con fienile dei primi del Novecento, adiacente all'unico complesso suddiviso in casa colonica e casa padronale, costruito sui terreni che appartenevano alla sua famiglia. Siamo a Vizzola, piccola frazione lungo la strada Romea di Monte Bardone, una via dei pellegrini i quali, dalle strade transalpine, attraversavano la Valtaro, superavano l'Appennino al passo della Cisa e scendevano in Liguria. Il podere è a due passi dalla pieve medievale, ricostruita nel Settecento, con l'ulivo centenario segnalato dai patriarchi sul lato. Io conosco questo posto fin da ragazza, perché da una quarantina d'anni la vecchia canonica viene affittata da una famiglia di cari amici. Il paesaggio che si adagia sul rilievo collinare, attorno alla pieve. Poi tutte le volte che Pier Giorgio legge il mio libro, mi sembra davvero manco di averlo scritto io, perché è tanto bravo che me lo valorizza. Grazie Pier Giorgio. E sì, il percorso è partito da lì e non si è mai più interrotto, anche perché questo andare lungo le vie dei campi o dei pascoli, andare a cercare coloro che questo incredibile patrimonio visivo e di saperi che è il nostro paesaggio agrario italiano, che è tutto il paesaggio che abbiamo, perché noi non abbiamo la wilderness è un concetto americano, l'Italia è un immenso giardino dove l'uomo ha sperimentato. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci a mercoledì prossimo sul canale 88 e buon proseguimento di serata con i programmi di RTA.